Thanks for calling Discover. This is Anjali. Hi, it's Jennifer Coolidge. I just got an alert for a strange charge on my card. No problem. We make sure you're never held responsible for unauthorized purchases on your Discover card. Let's see. Did you purchase something from a t-shirt cannon store yesterday? Absolutely not. No, I already have like three. $0 fraud liability guarantee. It pays to Discover. Learn more at discover.com/creditcard. Limitations apply. Stamattina ho sentito il ministro Salvini. Lo ha... Lapsus. Questo è Settimana Grezza, il weekly podcast che vuole darvi tutte le notizie necessarie per avere qualcosa a cui pensare nel corso dell'isolamento delle prossime due settimane. Due o tre? Quante sono? Vabbè, fino al 3 aprile, insomma. Beh, questo coronavirus sta portando ad un vuoto di notizie generico e generale. Si parla poco di quello che sta accadendo in Grecia, si parla poco di quello che sta avvenendo tra Emirati Arabi e USA, tutti sono arrabbiati e, beh, sì, alla fine si parla solo di coronavirus, di come si sta spargendo in Europa e di come reagisce la popolazione al diffondersi di questo Covid-19. In Italia, ad esempio, la gente è passata dal fare aperitivo in piazza a prendere l'ultimo treno per tornare a casa di sabato notte, per fuggire dalla zona rossa verso la zona rossa. Poi rossa non è, o meglio, non si capisce ancora troppo. Ma il vuoto di comunicazione non è una cosa che stupisce troppo ultimamente. In Francia, invece, siamo ancora alla fase del raduno dei puffi. Buffiamoci di coronavirus. Come dire, la corsa a prendere treni, aerei, autobus per rientrare nei territori del sud. Chiudere, chiudere. Questa è Settimana Grezza. Chiudere, chiudere. Questa è Settimana Grezza. Quelli che arrivano dal nord, dalle regioni a rischio. Questo è Settimana Grezza. Devono andare in isolamento domiciliare. Chiudere, chiudere. Questa è Settimana Grezza. Questo è Settimana Grezza. Questa è sta Settimana Grezza. Dei lavoratori, degli artigiani e delle imprese, chiudere. Questo è Settimana Grezza. Quindi, puntata un po' diversa dal solito, anche perché in questo periodo sono tutti più o meno d'accordo con tutti. Ecco, questa settimana, più che una serie di notizie, Settimana Grezza diventa davvero una riflessione, uno spunto per una riflessione. No, non sarà una di quelle robe in cui dobbiamo stare in casa, abbiamo così tanti morti rispetto alla Corea perché loro hanno molti più posti di terapia intensiva rispetto a noi. E no, non sarà nemmeno una di quelle strane informazioni che si trovano su WhatsApp nelle chat con genitori e parenti. Della vitamina C che cura il coronavirus. Quello non è uno studio, è la soluzione di mia nonna che a qualunque male si presentava con una spremuta. Febbre? Spremuta. Stanchezza? Spremuta. Intossicazione alimentare data dalle troppe arance? Spremuta. Palesemente una fake news. Però la spremuta era buona. Sì, ma quindi non è, cos'è sta puntata allora? Non lo so, ma di una cosa sono certo. Siamo tutti zingaretti. Sì, siamo tutti zingaretti perché se dobbiamo scegliere tra una compagnia di un noioso adulto o di un bambino, scegliamo di andare a giocare con il bambino e lasciamo che i nostri coetanei si occupino di coalizzarsi contro di noi. Siamo tutti zingaretti perché in fondo ci facciamo fregare quasi sempre anche se ce ne rendiamo conto. Sorridendo e senza capire a cosa davvero andiamo incontro. Governo con i 5 Stelle per non far salire Salvini? Cosa può andare male? Siamo tutti zingaretti perché poi ci lasciano da soli anche a risolvere i nostri danni. Sì, siamo tutti un po' zingaretti perché se c'è una lotta intorno a noi, che tutti gli altri stanno sentendo loro, noi ci schieriamo da quella parte, a sostegno, senza metterci davanti. Anche perché se ci mettessimo davanti saremmo dei Salvini. Ed ecco, noi non ci mangiamo sopra. Anche perché se ne avessimo la possibilità non saremmo così meschini. No, noi non ci mangiamo sopra. Perché non siamo in grado. Al massimo un aperitivo. Siamo tutti zingaretti. A sostenere i nostri compagni, andando agli aperitivi per non far fermare l'economia e ci fidiamo di chi spinge per non fermarsi. Perché in fin dei conti i giornali mangiano sopra e mettono paura alla gente. Il governo non si esprime e quindi a fare aperitivo cosa può andare male? Siamo tutti zingaretti. Sì, perché parafrasando Cremonini... In un mondo di normaloni, tutti vorrebbero essere il supereroe di turno con la tuta da pipistrello. La realtà cinematografica è che, se mai avessimo la possibilità di salvare il mondo con un'azione, saremmo dei semplici Robin. E la realtà ancora più nuda e cruda è che siamo tutti zingaretti. Già infettati, chiusi in casa, e grazie al cielo che c'è Prime Video gratis fino al 31 marzo in zona rossa per guardarsi i film. Ah, è bloccato, non è accessibile. E vabbè, c'è Pornhub Premium,
Deo grazia quanta cultura. Intanto, per chiudere, il Ministero della Salute francese ha dovuto specificare ai suoi cittadini che no, la cocaina non può curare il coronavirus. Anche perché altrimenti Milano non sarebbe stata in zona rossa. Tuttavia la realtà è che mentre dall'estero viene detto che l'Italia è chiusa totalmente, la situazione non è davvero così tragica. Ah, vogliono chiudere i mezzi di trasporto pubblici in Lombardia? Ma non è davvero così tragica. La sindaca di Roma riconosce il lavoro in nero come lavoro normale. Guardi, sentimenti contrastanti. Da un lato io devo dire che sono vicino a tutte le persone che in questo momento stanno soffrendo, sono vicino alle persone che sono un po' disorientate, sono vicina, immaginiamo, tutte le persone che stanno perdendo un lavoro, lo hanno perso, immaginiamo anche le persone, sembra brutto dirlo, ma quelli che stavano facendo un lavoro in nero e che improvvisamente sono trovati senza lavoro. Non è così tragica, o forse no. Forse il problema che si è vissuto dal nord per poi allargarsi a tutta Italia non è dato solo dal virus, ma dal fatto che eravamo così tanto abituati alla normalità che anche incompetenti a governare non cambiavano troppo le sorti del paese. E quindi la lotta essenziale era genitore 1, MES, non legalizziamola, facciamo il reddito di cittadinanza, mandato zero, senza preoccuparci di come agire in caso di emergenza, o meglio con l'idea di mangiarci sopra e basta. E così abbiamo mangiato tutto, e ora ci tocca stare in coda davanti al supermercato a fare scorta di scatolette. Thanks for calling Discover. This is Anjali. Hi, it's Jennifer Coolidge. I just got an alert for a strange charge on my card. No problem. We make sure you're never held responsible for unauthorized purchases on your Discover card. Let's see. Did you purchase something from a t-shirt cannon store yesterday? Absolutely not. No, I already have like three. $0 fraud liability guarantee. It pays to Discover. Learn more at discover.com/creditcard. Limitations apply. Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.